Allora, parliamo del bocchino. Un buon bocchino, ovviamente, diciamo, aumenterà la qualità del suono e dell'intonazione almeno del 50% rispetto, diciamo, a un bocchino di scarsa qualità. Ovviamente dico 50% perché il bocchino non può fare miracoli, cioè aiuta, ma non risolve, diciamo, i molti problemi. Allora, ci possono essere, anche qui ci sono, anche tra i bocchini, diciamo, vi sono qualità contrastanti. Ad esempio, un bocchino può avere un suono brillante, affilato, oppure può avere un suono caldo, rotondo. E quindi, diciamo, quando sceglie un bocchino deve capire il suono che c'ha in testa, perché se uno, diciamo, compra un bocchino con le qualità, diciamo, brillanti e invece vuole un suono scuro, morbido, allora no, quel bocchino non va bene. Quindi non limitatevi, diciamo, a certi tipi o anche certe marche, perché, diciamo, dovete capirlo prima il suono, dovete capirlo, dovete averlo in testa prima il suono, prima di scegliere un bocchino. Il bocchino certamente vi aiuterà. Allora, diciamo, dell'apertura del bocchino, diciamo, abbiamo già detto, quindi questa apertura può essere piccola, media oppure grande. E quindi in base a quello, diciamo, dovete usare delle ance, appunto, dure, cioè pesanti, con una numerazione alta per quelli che hanno lo spessore sottile. Medie, quelle che hanno medie, e invece delle ance leggere per quelle che hanno una apertura grande. E diciamo, come è fatto il bocchino, ad esempio il palato può essere concavo, convesso, e quindi può avere un suono o scuro o chiaro. Quindi anche le pareti interne possono essere concave oppure convesse, quindi hanno maggiore espansione del suono, maggiore intensità. Cioè, non dovreste, diciamo, conoscere le caratteristiche del bocchino prima di sceglierlo, ok? Cioè, se volete un suono, il bocchino deve avere delle caratteristiche. Quello però che non, diciamo, faccio fatica a comprendere è che, diciamo, molti bocchini artigianali, diciamo, sono adattati all'imboccatura, alla cassa di risonanza di chi le prova, quindi del grande clarinettista. E quindi sono, diciamo, sono fatti su misura per quel clarinettista. Possono andare bene per voi, ma possono non andare bene. Quindi è veramente, diciamo, non fatevi prendere dalla moda, ecco, dovete sceglierle con cura, i bocchini. Se un bocchino ha molto palato, ha un suono molto scuro. Se ha poco palato, ha un suono chiaro. Ok, quindi io, diciamo, personalmente preferirei un suono che tende di più a un suono brillante piuttosto che al suono scuro, perché può avere più adattamenti, ecco, quindi delle caratteristiche, diciamo, medie, anche se un'apertura più lunga e più larga non fa stancare l'imboccatura. Quindi, ma queste sono, diciamo, cose mie personali, io non voglio influenzarvi in questo, perché ognuno di noi, ad esempio, io ho tutti i denti storti, ho una cassa di risonanza diversa da quella vostra, quindi ho adattato il mio bocchino, cioè ho trovato il mio bocchino per le mie caratteristiche. Non è che una marca piuttosto che un'altra va bene, possono avere, cioè dovete ricercare di più le caratteristiche. Poi,
cercare di adattarle, di adattarle, ecco, quindi non, ci vuole molta scelta accurata, cioè dovete capire come è fatto un bocchino, altrimenti non vi renderete mai conto.